Rossi Riccardo, Antonino Alessandro, Antonino Gabriele, Calabrese Anna Maria, Carbonella Alessio, Cavalera Roberto, assente giustificato, c'è il presente Ciullo, assente giustificato dell'Anna, assente D'Onofrio, c'è Elefante Antonio, assente Fanigliulo, assente Gazzaneo, Gentile Rosella, Guadalupi Lorenzo, De Grazie Paolo, Lomartine Carmela, Lo Iacono Luciano, Manfreda Antonio, Massaro Giuseppe, Motolese Tiziana, Oggiano Massimiliano assente Pesari, Pirelli Luana, Ortolano Anna, Prete Teodosio, Quarta Gianluca, Rimbezzi Umberto assente, Saponaro Ercole presente, Serra Gianluca, eccolo, Silvestro Belinda, Vadacca Marco presente, Valentino Salvatore presente. 22 presenti, la seduta è valida. Quindi riprendiamo i lavori. Presidenta, per mozione d'ordine posso? Prego. No, non sarà l'ennesimo tentativo di boicottaggio di questo Consiglio Comunale. Chiedevo solo, per onore comunque di chi ha speso ore di lavoro, e di poter mettere a disposizione di tutti i consiglieri la nuova planimetria che riporta rispetto a quanto spedito ai consiglieri e l'aggiunta di un'ulteriore leggenda a prova di bambino. Grazie. Perfetto, grazie, la stiamo mettendo sul tavolo. Dicevo, quindi riprendiamo i lavori da dove li avevamo lasciati, e quindi la conferenza dei capigruppo che si è appena riunita, nella conferenza dei capigruppo la consigliera Lomartine ha fatto presente che modifica parte del suo emendamento cassando la parte 14A e lasciando solo quella relativa al diritto di interpello. Per cui ovviamente su questo emendamento votiamo l'ammissibilità e quindi il riconoscimento, come dire, del carattere di urgenza da parte del Consiglio Comunale. Per cui votiamo su questo. Chi è favorevole? Sì, sì, il testo emendato, certo. Chi è favorevole all'accoglimento dell'emendamento? Perfetto, è approvato l'unanimità dei presenti. La consigliera Lomartine quindi l'aveva già illustrato il suo emendamento. Perfetto, allora legga la sì. Allora il punto 14A viene completamente cassato, il 14B che dovrebbe diventare il 14A, diritto di interpello, ogni cittadino che ne abbia interesse può inoltrare per iscritto al comune circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito alle modalità applicative. Per cortesia, non si sente nemmeno la consigliera Lomartine. Ce ne vuole. Di cui è presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. La risposta del Comune scritta e motivata rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante e deve essere fornita entro 30 giorni dalla protocollazione dell'istanza del cittadino. In merito alla questione di cui l'interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del soggetto che si è uniformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta nei termini previsti. E il dirigente aveva anticipato il suo parere positivo. Grazie. Grazie consigliera. Poi in ordine, diciamo, di presentazione c'è l'emendamento a firma di Oggiano ed altri, il consigliere Oggiano assente, lo illustra il consigliere Lo Iacono. Prego consigliere. Grazie presidente. Sì, io sono fra i firmatari di questo emendamento, anche se l'ha presentato il consigliere Giano. In pratica questo emendamento chiedeva un parere tecnico sulla zonizzazione, ossia l'articolo 3
che dice: visto l'articolo 3 dello schema di regolamento allegato, quale parte del territorio sostanziale la proposta di liberazione in oggetto, come pure il seguito riportato, articolo 3, zonizzazione. Considerata la complessità del tessuto urbano e i diversi valori ambientali, storici, culturali degli spazi pubblici, il presente regolamento individua la seguente classificazione come... Per favore! Sì, l'emendamento è in pratica, sì, ha fatto bene evidenziare questo fatto, però stavo specificando che cosa dice l'articolo 3. Regolamento, zone di interesse archeologico, storico e artistico interessate alla presenza di beni archeologici e immobili di particolare valore storico e artistico. Zona 2, centro storico interessata ad agglomerati o complessi urbani architettonici ambientali aventi caratteristiche specifiche di insieme o di impatto di interesse storico e culturale, il cui perimetro è delimitato dalle seguenti vie e piazze, ossia Stazione Centrale, via Bastione Carlo V, via Bastione San Giacomo, via dei Mille, via Cristoforo Colombo. Zona 3, waterfront urbano, via del Mare, via Regina Margherita, viale Legno Flacco, via Down the Revel, Casale Lungomare, Amerigo Vespucci, Villaggio Pescatori, fino al monumento al marinaio, Molo Catene. Zona 4, rimanenti aree cittadine. In pratica nell'emendamento proponeva di cassare questo articolo che io ho letto del regolamento comunale per la disciplina di occupazione temporanea in suolo pubblico o privato ad uso pubblico per il ristoro all'aperto deor. E in questa c'è stata data la risposta che, dato l'atto che in detto articolo, in considerazione della complessità del tessuto urbano e di diversi valori ambientali, storici, culturali degli spazi pubblici, lo schema di regolamento prevede esclusivamente di suddividere in quattro zone detto tessuto urbano in considerazione dei caratteri di omogeneità delle stesse, anche in ottemperanza all'obbligo richiamato all'articolo 52 decreto legislativo 42 del 2004, esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, che così dispone: 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore commercio, i comuni, sentito il sovrintendente, individuano le aree pubblicamente di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Omissis 1 ter, a fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, d'intesa con la Regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri... Presidente, ma... Ha ragione, ho provato a dirlo più volte. Chiedo scusa, però abbiate rispetto, per cortesia. Dire a isolarmi mentalmente, ma non ci riesco, perché poi questo brusio delle orecchie diventa veramente fastidioso. L'uso individuale della Repubblica di pregio a seguito del rilascio di concessione di posteggio e occupazione sullo pubblico. Per quanto innanzi esprime il parere contrario all'emendamento proposto. Ora, io ho voluto leggere l'emendamento, anche se è un emendamento che tecnicamente è stato respinto, però ha, come dire, nella sua prima parte, io lo voglio ripetere, la risposta dice: con le deliberazioni previste alla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore commercio, i comuni, sentito il sovrintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari. Quindi questa cosa, sinceramente, io l'accetto, perché comunque io non sono un tecnico e fino a prova contraria devo fare un lavoro completamente differente, che è quello di rappresentare le istanze della cittadinanza in questa assise, così come sono delegati anche i miei amici consiglieri comunali, che sono in maggioranza, che vedo che comunque non sono interessati a quello che sto dicendo, e la cosa mi fa specie e mi dispiace. Però io voglio dire una cosa, Presidente, mi rivolgo a lei che è il rappresentante di tutta questa assise. Io, come i firmatari di questa proposta di emendamento, siamo per la completa liberalizzazione, ci tengo a precisare, di tutte quelle aree che possono essere comprese
per poter far installare deors, tavolini, sedie e quant'altro con un regolamento che gli rende decoro, poi sarà un problema della sovrintendenza o della paesaggistica dire che in quelle aree non si potrà fare. Qualcuno mi dice, ma è meglio dirlo subito in maniera preventiva, che in Piazza Vittoria noi non possiamo dare, faccio l'esempio di Piazza Vittoria per non dirle di altre zone, non possiamo dare autorizzazione a nessuno perché quella piazza ha un vincolo monumentale. Allora io mi chiedo che male hanno fatto le attività commerciali e soprattutto non ci dobbiamo lamentare, perché purtroppo questa è la realtà, se poi i nostri concittadini vanno a Mesagne e dicono che Mesagne è bella, dove ci sono i tavolini e le sedie sotto le chiese. Io non oso tanto, perché capisco, per quella che è la mia formazione anche culturale, capisco che c'è bisogno anche di un certo rispetto. Però poi non ci dobbiamo lamentare se effettivamente vediamo un pullulare di gente, di brindisini che si recano nei paesi della provincia e vedono uno spiraglio di animazione, di vivacità che in questa città purtroppo non c'è più, non esiste più. Quindi sinceramente non vedo perché il comune, l'amministrazione, in questa fattispecie il consiglio comunale, si deve accollare delle responsabilità che non gli competono, quando sono responsabilità in capo ad altri enti che devono uscire la voce dicendo loro che non si può fare. Non è il comune deputato a dire che non si può fare. È giusto che comunque chi fa degli investimenti abbia la possibilità, la stessa stregua di tutti coloro che hanno la disponibilità, scusate il bisticcio di parole, di poter mettere tavolini e sedie lì fuori e quindi di poter aumentare il loro volume d'affari almeno nel periodo estivo. Naturalmente quello che si occupa, per quello che mi riguarda, va pagato, perché è anche una fonte di reddito per le casse dell'amministrazione comunale. Non ci dobbiamo dimenticare che il canone unico, in questo caso, o la TOSAP, che qual si voglia, comunque sia, sono delle entrate che vanno nelle casse comunali e aiutano l'amministrazione a fare tante altre cose per questa città. Io ritengo che si sottrae la possibilità, non solo democraticamente, a tanti commercianti di poter fare qualcosa e di rendere viva di più la città, più appetibile, ma a questo punto non vedo il motivo per cui io, che non sono il deputato a dire se effettivamente lì c'è un vincolo, devo assumermi la responsabilità nei confronti dei concittadini che hanno un'attività commerciale. Io l'avrei fatto dire a qualcun altro, se proprio è così. Io, come i firmatari, siamo per la liberalizzazione a tutti. L'importante è che sia nella norma e che si paghi. Questo è il senso dell'emendamento. Poi c'è un parere tecnico, il tecnico ha dato il suo parere. Però io ritengo che comunque, così come è sempre stato detto, perché ci riempiamo la bocca di queste parole, il Consiglio Comunale è sovrano. Sovrano di che? Presidente, ma sovrano di cosa? Me lo deve dire lei che rappresenta il Consiglio Comunale, di che cosa siamo sovrani? Siamo vincolati e legati di mani, di piedi, da tutti questi enti di sovrintendenza? Non mi ricordate la storia della caserma Ederle, che sennò divento pazzo. No, che è, lì veramente c'è da scrivere un romanzo a puntate su quella caserma, ma non solo di questa amministrazione, anche di quelle precedenti, devo dire la verità, però anzi soprattutto del periodo di commissariamento, dove furono tolti i soldi dei residui, dei mutui, che non si sa poi che fine hanno fatto. Cioè stendiamo veramente un velo di mistero su che fine hanno fatto quelle 450.000 euro cash che erano pronti per la caserma Eder, dove invece adesso, devo dire ad onor del vero, lo dico perché è giusto che si sappia, si è trovata una soluzione tampone, almeno per creare questo parco così, una cosa arrangiata, no, diciamoci la verità, è una cosa arrangiata. Non è certo un costo che va al di là delle 450.000, non me ne voglia assessore dei lavori pubblici, non è una polemica nei suoi confronti. Io capisco che la macchina, l'ho fatto anch'io l'assessore, so che cosa significa, che la macchina amministrativa è così ferraginosa, così, però ci sono dei misteri sui quali io, non c'entra niente lei, ancora non ho avuto delle risposte.
Io ricordo che furono messi dei soldi e sono spariti. Ma adesso, tornando a noi, no? Per dire, e lo dico con cognizione di causa, se veramente questa città si vuole votare al turismo, no? E sta cercando di farlo, quale migliore occasione per dire ci sono delle piazze, ci sono dove non si può fare e non si può fare, ma dove c'è la possibilità di dare uno spazio, sarebbe cosa buona e giusta poter fare uno sforzo non solo nei confronti di quel cittadino che è un ristoratore e che comunque pagando l'occupazione di suolo pubblico aiuta anche l'amministrazione, ma l'avremmo fatto anche in virtù di un discorso di vivacità e di vivibilità estiva della città che sicuramente sarebbe andato nel senso del turismo così come tutti quanti auspichiamo. Quindi era questo il senso dell'emendamento, un po' provocatorio perché chiedeva di cassare un articolo completamente, ma nello stesso tempo era anche un'apertura nei confronti di chi sa che non potrà mai fare niente, che quindi il valore di quel bene in una città che vive l'estate, si può dire almeno 5 mesi all'anno, almeno 5 mesi all'anno, no? Che purtroppo non avremo né quelle entrate e né quella vivacità che volevamo dare a questa città. Grazie. Grazie consigliere Rogliacono. Poi c'è l'altro emendamento a firma di Pesari ed altri, per cui prego consigliere Pesari. Chi lo illustra? Prego. La maggioranza ritira l'emendamento numero 2, i firmatari ritirano l'emendamento numero 2. No, chiedo scusi, che significa l'emendamento numero 2? Cioè dei due si lascia solo l'emendamento 1 e il 2 è cassato, ok. Prego consigliere Fanitura. Intanto buonasera a tutti e ai cittadini che ci stanno ascoltando. E mi premeva di dire una cosa, questo emendamento lo stiamo ritirando per un semplice motivo, che non vorremmo rischiare poi che per una discordanza o comunque per una posizione che poi dovrà prendere la dirigente, in virtù dell'emendamento che noi stavamo portando in consiglio, debba poi essere costretta, non so per quale ragione, però è un dubbio che ci è pervenuto a noi, bloccare momentaneamente il regolamento per approfondire poi l'esito di chi si doveva esprimere, d'accordo? Quindi non è che noi ritiriamo l'emendamento perché veniamo meno a quello che abbiamo pensato, noi l'avremmo voluto fare, perché per noi era giusto fare così, per evitare di rischiare di bloccare un regolamento e quindi andare contro l'interesse dei cittadini, stiamo decidendo di ritirare l'emendamento. Quindi ci tenevo a dire questa cosa. Noi comunque non eravamo d'accordo e lo volevamo portare, ma solo ed esclusivamente per tutelare gli interessi dei cittadini. Tutto qua. Scusate. Ci sono altri interventi? Prego. Sì, per quello dicevo. Sì, scusate. Prego, consigliere Lojacono, abbiamo la discussione, prego. Ma guardate, questo atteggiamento che hanno fatto riferire... No, facciamo una discussione su tutto. Questa ha qualcosa dell'incredibile, perdonatemi. Lo so, però le cose vanno... Per cortesia, consigliere Lojacono, si rivolga alla Presidenza, così... Ha ragione, Presidente, io mi rivolgo a lei. Anche se, come le ho detto, il Consiglio Comunale è sovrano, dice, me lo deve spiegare lei poi, questa è una domanda che le pongo.
Allora, tornando a noi, io ho ascoltato, però, Presidente... Però, chiedo scusa, mettiamo nelle condizioni il consigliere Lo Iacono e chiunque altro di intervenire senza nessun disturbo. Prego. Allora... No, chiedo alla consigliera Fagnoliulo soltanto, quindi l'emendamento 1 secondo i suggerimenti di cui al parere, l'emendamento, sono due emendamenti vostri, l'uno secondo le condizioni di cui al parere o lo avete presentato indipendentemente dal parere? No, vorrei capire che lo devo votare. No, non si vota più quello, è cassato. Ah, l'uno stai chiedendo, chiedo scusa. Già sta una confusione, Presidente. No, chiedo chiaramente agli estensori se l'emendamento che si andrà a votare, quello che è rimasto, è quello originario o quello così come condizionato al parere favorevole nella riformulazione che è più corretta tecnicamente. Cioè, in buona sostanza il consigliere Serra chiede, si accoglie il, come dire, il suggerimento nel parere, che c'è nel parere del dirigente, o... si porta senza quella impostazione. Oh. Se posso chiarire, va bene così come suggerito dal dirigente per quanto riguarda l'uno. Grazie. Prego, consigliere Iacono, chiedo scusa. Perfetto. E io infatti per mozione d'ordine, prima di andare avanti con... Allora, io intanto chiedo al Presidente, siccome ci sono delle sigle, alcune sono leggibili e le altre non sono leggibili, il PD va bene, impegno per Brindisi, ora tocca a noi, e l'altro che cos'è? Ah, Italia Viva, no? Siccome qua sembra più il 4, e quindi mi è venuto il dubbio. Ora, io, se devo leggere questa proposta di emendamento che è stata depositata il 17, ossia ieri, non è un emendamento della maggioranza, perdonate, questo è un emendamento di parte della maggioranza, manca un gruppo consistente che si chiama Brindisi Bene Comune. Il fatto che questo emendamento, anzi questi due emendamenti, vedano la richiesta di ritiro da parte della maggioranza non hai sbagliato niente. Sono io che sto chiarendo a chi ci ascolta da casa come stanno le cose, perché bisogna dire come stanno le cose. Allora, rispetto a questa richiesta di ritiro, sinceramente io vedo due cose strane. La prima è che non è un emendamento della maggioranza in totale, e questo ci potrebbe anche stare. La seconda è che siete stati folgorati, voi che le avete sottoscritto, sulla via di Damasco, perché purtroppo quella di Damasco è una via che per memoria biblica dice che qualcuno fu folgorato, e vi siete convinti che probabilmente andavate in contrapposizione a un partito della maggioranza stessa. È uscita fuori una contraddizione notevole che va comunque attenzionata da parte degli elettori. Fatemi dire che se stiamo parlando di politica, stiamo parlando di politica. La realtà è che voi, pur di non rompere, questo è il mio modo di vedere le cose, pur di non rompere con una parte della maggioranza, avete ritirato un emendamento importante, a parere mio, anche se aveva il parere contrario, motivandolo che la preoccupazione su questo emendamento era solo ed esclusivamente che il dirigente avrebbe bloccato di nuovo il regolamento per altri motivi. E che problema c'è? Se noi su una cosa così importante, dove si è accapigliata l'amministrazione
dove non si è mai tenuta una commissione attività produttive che l'ha approvata all'unanimità, perché fino all'ultimo c'è stata una discussione proprio sulle zone, dove su un argomento così delicato che riguarda i cittadini e tutti i ristoratori e i titolari dei bar, comunque non è mai passato dalla competenza della commissione statuto e regolamento, cosa molto ma molto strana, ma è che evidenzia sicuramente una criticità nella critica della maggioranza stessa. E allora dobbiamo dire le cose come stanno. Io non mi meraviglio di nulla, non mi scandalizzo, oramai è la palissiana quello che è accaduto, perché chi aveva firmato questi emendamenti poi alla fine è stato folgorato, ma è stato folgorato nel senso che forse ha avuto paura di creare un problema politico. E allora, signori miei, io ve lo dico in maniera molto tranquilla: se siamo qui per un problema politico, faremmo bene ad andarcene tutti quanti a casa. Se siamo qui per risolvere i problemi dei cittadini, ognuno deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, perché quello che ci hanno chiesto i cittadini 4 anni fa e continueranno a chiedercelo anche il prossimo anno. Noi siamo qui a rappresentare i cittadini, non a tutelare quelle che sono i paraventi di una possibile crepa nella maggioranza stessa, perché emerge in maniera proprio tangibile ciò che effettivamente è accaduto. Qualcuno si è ricreduto per non creare difficoltà. Mi dispiace dire questo, mi sarebbe tanto piaciuto poter arrivare a una conclusione dove vedeva una unanimità di consensi su tutto, ma purtroppo capisco che la mente di ognuno di noi è diversa dall'altra e quindi, ahimè, dovete subire, sì, dovete subire. Grazie. Grazie consigliere Lo Iacono, prego consigliere Saponaro. Grazie presidente. No, io sarò molto breve e metto in risalto una cosa, purtroppo la dico io questa cosa. Ho fatto notare prima che sull'atto c'era scritto della condivisione nella commissione sovranazionale, non mi ripeto e non è vero. Mi rivolgo anche al mio presidente con cui collaboriamo spesso. Noi giorno 11 abbiamo fatto una commissione di 2 ore e mezzo, l'11 di maggio, e anche abbastanza animata, con posizioni diverse, ecco perché poi non si riunì la commissione sul regolamento. Quindi giorno 11, se leggo l'atto, abbiamo fatto una commissione 2 ore e mezzo che non serviva a nulla, perché l'atto deliberativo, tutto quello che è stato deciso, era del 10. No, chiedo scusa, consigliere Saponaro. No, un secondo, vanno chiariti i passaggi. Io ho fatto una commissione l'11 ad occhio. Non è così, chiedo scusa, consigliere Lugliano. No, Saponaro, è solo per chiarire un attimo, magari ci sarà qualcuno più bravo di me a spiegare i vari passaggi con il sistema SIMEL. Forse potrei chiedere aiuto a Giusi per spiegarvi come avviene, perché altrimenti questa cosa sembra, come dice lei, in realtà le posso spiegare tranquillamente che non è così. Quella data che vedete è la data in cui la proposta viene messa nel sistema, inserita nel sistema, il che non significa né che è chiusa né che è quella definitiva per il Consiglio Comunale. Dopodiché si inserisce nel sistema, correggimi Giussi, sto dicendo fesserie, inserita nel sistema in attesa che sconti tutti i necessari passaggi per essere poi dal dirigente definitivamente dal dirigente chiusa ed essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Atto, dico, cacchio, giorno 11 abbiamo fatto una riunione di 3 ore, ci siamo spaccati tra di noi su questa cosa e dico, abbiamo parlato ad occhio. Come avete risolto questo? Se lo spieghi tecnicamente, io sarei colato e così, no? È la data in cui viene inserita la proposta nel sistema, non è la data di chiusura. La data di chiusura è quando vengono apportati i
Quando c'è poi la firma definitiva del dirigente, quello di chiusura è che viene inserita poi la proposta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Non sono convinto, perché devo leggere un atto, ve lo dico, però se è così non mi convince questa cosa. Però al di là di quello, e chiudo il mio intervento perché ho detto è stato veloce. Mi dispiace, perché di fatto avevamo parlato, no? Io avevo dato anche la disponibilità, ho firmato quell'emendamento dell'opposizione, ma avevo dato anche la disponibilità a trovare una convergenza anche agli amici che sono dall'altra parte, per vedere, perché abbiamo rimarcato, e dopo ti ripresento, come la politica doveva determinare alcune cose. Per me viene un po' meno questo, e mi dispiace di questo, quindi... quello che ha detto la consigliera Fanigliulo, sì, però in base alle cose che ci siamo detti in questi giorni, lui non eri presente alle ultime commissioni, il percorso l'avevamo condiviso per dare forza di un progetto politico su questa cosa. E quindi questo mi dispiace, in ultimo non... Grazie consigliere Savonaro. Così, ad ulteriore spiegazione di quello che si diceva prima, se voi ci fate caso, il successivo ordine del giorno che andremo a discutere, cioè il debito fuori bilancio, voi vedete che la proposta di consiglio è del 14/3/2022. Questo non significa che però è lì che dorme, cioè nel senso inserita è, perché è la data di inserimento della proposta nel sistema. Ok, c'era il consigliere Gazzaneo, prego. Io non voglio fare un intervento, in realtà mi trovo in questa situazione un po' paradossale di chiedere un chiarimento su un emendamento che è stato ritirato, però ci tengo a porla questa questione, semplicemente senza nessuna nota polemica, cioè penso che se siamo qua anche per sviscerare, analizzare le cose e capirle fino in fondo, quindi mi auguro, come dire, che non si lega nessuna intenzione polemica nelle domande che sto facendo, ma solo cercare di comprendere al meglio le motivazioni che stanno dietro al parere che era stato rilasciato dalla dirigente sulla proposta di emendamento in questione. E nello specifico voglio capire bene per quale motivo la formulazione post emendamento, quindi quella che ne sarebbe venuta in caso di approvazione del regolamento nella seconda parte, in quale misura va a violare l'articolo 52 del decreto legislativo 42 del 2004 a cui si fa riferimento, nella misura in cui questo articolo parla, e lo leggo, è citato diciamo nell'altro parere, dice che con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma delle discipline relative al settore del commercio, i comuni, sentito il sovrintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Dal momento in cui la proposta portava a queste due ipotesi, alcuni punti in cui sussiste un divieto e altri punti in cui sussistono sottoporre condizioni particolari, chiedo per quale motivo si, richiamando questo articolo, in qualche modo si è dichiarato inammissibile quell'emendamento, a scanso proprio di equivoci. Architetto Carozzo, prego. Poi un'altra, scusate. Sì, allora, ho detto prima la conferenza alla quale mi avete invitato, la riunione dei capigruppo, che l'elaborato planimetrico è stato redatto in copianificazione con il funzionario della sovrintendenza regionale, architetto Angelini. Quindi l'individuazione dei siti e dei beni sensibili è stata fatta dal settore ufficio tecnico, settore beni monumentali e il funzionario della sovrintendenza in copianificazione. Per cui quello è un elaborato che
in base agli indirizzi politici, in base ai contenuti del regolamento, è stato già completato con questa istruttoria, come dire, con pianificazione semplicemente, nel rispetto dell'articolo 52. Quindi quello sappiamo che avrà l'avallo della soprintendenza. Un nuovo elaborato dovrà essere riformulato in tale maniera. Grazie, chi detto, prego, Verdaneo. No, io non mi è ancora chiara la questione, proprio perché l'articolo 52 parla di divieto o sottoporre a condizioni particolari, quindi in qualche modo non impone un divieto su tutti i siti, o meglio la domanda è: allora in tutti quei siti individuati dobbiamo necessariamente prevedere il divieto, o su alcuni di quei siti si potrebbe immaginare la sottoposizione a condizioni particolari? Allora, nel rispetto dell'articolo 52? La proposta tecnica contenuta nel regolamento, nello schema di regolamento, vieta l'installazione di dehors in prossimità di chiese, giardini storici, beni monumentali. Quindi lì c'è il divieto. Quindi sono quelle campiture gialle e l'individuazione puntuale dei beni monumentali di Brindisi e dei cosiddetti siti sensibili. L'articolo parla infatti non solamente di immobili vincolati ex lege, sarebbe ridondante che un regolamento comunale in qualche modo dicesse solo degli immobili vincolati dal decreto legislativo 42-2004. Qui invece si individuano luoghi sensibili che, ancorché non essere precipuamente vincolati, però sono oggetto di una tutela, di un'attenzione che si è voluta dare a questi luoghi stessi. Quindi oggi in Consiglio Comunale non abbiamo margine di modifica né, diciamo, sull'imposizione di un divieto, né in prossimità di siti sensibili, né in prossimità dei siti individuati nell'elenco condiviso con la sovrintendenza. Dovrebbe riscontrare questo processo di pianificazione, di copianificazione, quindi riformulare nuove proposte e vedere se la sovrintendenza le condivide o meno. Cioè, una nuova proposizione può essere fatta. Io penso che non sconterebbe l'assenso, perché diciamo i luoghi che sono stati riassunti in queste categorie, appunto le chiese, i luoghi pubblici, gli edifici pubblici, storici e giardini storici, sono stati proprio una specifica richiesta, una specifica individuazione della stessa sovrintendenza, e quindi insieme a loro abbiamo individuato quali sono storici e quali no all'interno dell'ambito centro storico, quali potessero avere quella caratteristica e quali no. Certamente le aree marginali non rientrano in questa fattispecie. Quindi grazie. Tutto può essere fatto, ma richiede una nuova elaborazione e un nuovo passaggio in copianificazione. Grazie. C'era la consigliera Fanigliulo che non vedo. Ah, eccola, ok, prego. Vabbè, diciamo che mi sono meravigliata del fatto che tu abbia potuto pensare che io, per fatto personale, allora dico. Per intervento, no, per fatto personale. Aveva prenotato l'intervento la consigliera, non mi aveva detto fatto personale. Non mi aveva parlato di fatto personale. E allora, se è fatto personale, va dopo. Cambia. Ma cosa cambia? No, c'è un regolamento da rispettare, cambia questo. Chiaro, perché fino a mo' si è rispettato tutto qui. Vabbè, allora facciamo un intervento normale. Facciamo un intervento normale, va bene? Ok, prego. Senza dire a chi mi sto riferendo. Faccio un intervento normale, d'accordo? Allora, quello che io ho deciso di fare prima, e l'ho fatto perché qualcun altro non è riuscito a farlo, l'ho fatto semplicemente, lo ribadisco, non perché io non mi volessi allontanare da una parte della maggioranza, perché i fatti successi già in precedenza che riguardano a me personalmente hanno dimostrato che quando io ho ritenuto di fare una scelta giusta per i cittadini, mi sono allontanata completamente dal resto della maggioranza. Per cui il mio intento oggi non era assolutamente quello di rimanere attaccato al resto della maggioranza che non si è voluto esprimere insieme a noi sull'emendamento e quindi scegliere di fare questo emendamento insieme a noi. Prima cosa.
Seconda cosa, sto dicendo io, e quello che volevo far capire anche agli altri, è che siccome il problema principale di oggi è stato proprio uno, quello che si è arrivato al Consiglio e alla votazione del regolamento senza capire nemmeno l'intenzione che c'era, l'intenzione comune sulla votazione dell'emendamento, se si voleva votare, quale si voleva votare. Allora, siccome poi alla fine c'è stata una piccola riunione fra di noi e abbiamo pensato, ci è venuto il dubbio, o comunque qualcuno ha fatto venire il dubbio, che qualora avessimo votato questo emendamento, siccome abbiamo chiesto, anzi ci è stato chiesto dalla dirigente che comunque ci sarebbe dovuto essere un parere dalla sovrintendenza, per evitare che fosse, che poi si dovesse bloccare questo regolamento, visto che comunque si aspetta da tanto tempo questo regolamento, l'unica soluzione più attendibile che si poteva prendere è stata questa, chiaro? Per cui non c'entra niente il fatto di rimanere legati al resto della maggioranza, perché non c'è bisogno che lo faccia presente qualcuno che una parte della maggioranza a volte non è d'accordo con il resto della maggioranza, questo l'abbiamo capito tutti. Quindi adesso l'unica cosa che rimane da fare è prendere delle decisioni che non aggravino ancora di più la situazione dei cittadini, che poi alla fine l'interesse di tutti dovrebbe essere lo solo questo, l'incolumità dei cittadini e l'interesse dei cittadini. Siccome purtroppo non tutti abbiamo la volontà magari di esporci o comunque di scegliere di esprimere un parere o comunque di cercare un'alternativa, perché se era stato fatto questo emendamento era stato fatto semplicemente per cercare un'alternativa o delle soluzioni, sempre nell'interesse dei cittadini. Ho finito, grazie. Grazie, signora Panigliuro. Prego, consigliere Serra. Dopo c'è la consigliera Lomartine, se lei vuol fare il galantuomo e cedere il posto. Io ce l'ho scritto, però prego, consigliera Lomartine. Vabbè, allora, e una domanda alla dirigente, dottoressa, da quello che lei diceva prima in risposta al consigliere Gazzaneo, che onestamente merita i miei complimenti perché penso che abbia compreso ed espresso bene l'origine del problema, lei diceva una cosa, diceva: una cosa sono i posti già vincolati, perché quello non ci sarebbe bisogno di scriverlo in un regolamento, sarebbe ridondante, ridondante significa che è in più di quello lì, è una cosa che si ripete ma non c'entra. Noi abbiamo previsto in questo regolamento, in questa famosa riunione che avete fatto, del quale io ho chiesto se vi era un verbale o qualche cosa e non vi è nulla, però non che metto in dubbio che ci sia stata la riunione, però voglio dire, non riusciamo neanche a comprendere chi sia stata l'anima portante in questa riunione, chi abbia deciso di individuare le zone, come siano state individuate, in base a quale motivazione sono state individuate. Allora, lei praticamente ha detto, scusatemi, le zone, se ho compreso bene, voglio che mi aiuti su questo, le zone del regolamento, quelle che noi abbiamo individuate ed enucleate in questa famosa riunione, sono altre rispetto e maggiori rispetto a quelle che sono già individuate e vincolate. È questo il ragionamento? Sì, ho detto questo, ho detto che non era necessario che il regolamento individuasse esclusivamente beni monumentali che sono già vincolati. Una volta chiarito questo, voglio tornare all'emendamento presentato da molti consiglieri dell'opposizione e dall'emendamento che viene ritirato dalla maggioranza, che tutto sommato individuava la medesima criticità. Va bene limitare installazione di dehors, utilizzazione di posti dove vi sia una regolamentazione da parte delle belle arti, dove ci siano delle limitazioni, va bene limitare questo, tanto è vero nel vostro stesso emendamento era previsto sempre previo parere delle belle arti, sempre previo parere, va bene individuare questo, però quella tipizzazione
estremamente restrittiva, perché se noi diciamo un'attività nei pressi delle chiese, insomma, cioè mi sa che non è che la chiesa è solo San Giovanni al Sepolcro, ce ne sono tantissime. Dire nei pressi delle chiese, quant'è nei pressi delle chiese? Tu farci di proprio molte attività produttive. Ora, io sono l'esempio, no? Prima avevo presentato un emendamento, ero convinta del mio emendamento, c'erano delle cose da modificare, ho trovato la quadra, però ho detto scusatemi, di questo sono convinta e vado avanti. Ma sentire, e con tutto il rispetto per il carattere che io conosco e apprezzo, sentire noi lo ritiriamo non perché non siamo convinti, in effetti era buono quell'emendamento, io ero in grave dubbio, però dire, sentire, io lo ritiro non perché sia convinta del fatto che lo ritiro, ma lo ritiro per evitare che non si voti una cosa dove c'è una cosa sulla quale io non ero d'accordo, beh, non è questo l'interesse e il mandato politico che noi abbiamo. Noi dobbiamo votare quello di cui siamo convinti, dobbiamo votare quello che noi pensiamo sia di convenienza, perché delle due l'una, o quando si è presentato l'emendamento non si era convinti dell'emendamento, ma se si era convinti dell'emendamento, ed era un buon emendamento, cosa che oggi viene rimarcata, non si ritira, perché ritirando quell'emendamento non si corregge la criticità che si era individuato. Cioè, sì, va bene, così ci si litiga, però è così che va, eh. Cioè, voglio dire, apprezzo tutto, è apprezzabile il lavoro che ha fatto il Presidente della Commissione, che veramente ci ha dato l'anima, ma questo non significa che per forza bisogna essere d'accordo con il risultato. Se non si fosse stato d'accordo sarebbe stato un voto negativo. Il meccanismo è: io ti propongo un emendamento, se viene modificato in questo senso, ma su quel punto noi non siamo mai stati d'accordo, se viene modificato in questo senso il nostro parere è positivo. Che poi tutto debba essere nelle norme di legge e tutto quanto, ma se a me, vedo il sindaco in posizione, quindi... ma se a me la stessa dirigente che dovrò parlare, ma se a me la stessa dirigente dice l'individuazione che noi abbiamo fatto è più ampia di quella strettamente indicata dalle belle arti, significa che nella famosa riunione l'individuazione superiore è stato su indirizzo politico della parte amministrativa, perché le belle arti potrà aver portato soltanto la propria voce, perché se le belle arti dice via Pinco Pallino deve essere sottoposta a vincolo, l'avrebbe già sottoposta a vincolo, no? È una cosa logica. Se non l'ha sottoposta a vincolo non potrà venire in una riunione dicendo io l'avrei dovuta sottoporre a vincolo, però non l'ho sottoposta, fallo tu. Quindi se l'interesse del cittadino era quello individuato nell'emendamento, perché ritirarlo? Ma tanto più ritirarlo convinti che quell'emendamento andava bene. E ancora un maggior dubbio che sorge a noi, è un maggior dubbio, cioè questo fa sì che noi stessi abbiamo un maggior dubbio nell'approvare o non approvare un regolamento che sicuramente serve, ma non deve essere imposto, dovrebbe essere concordato almeno fra di voi e ma soprattutto sui punti che insieme abbiamo individuato critici, anche perché non ha senso, scusatemi, cosa fate? Il punto importante lo cassate e mi lasciate un punto della cui ratio posso solo immaginare, dove avete inserito che i deorso devono avere il tetto in legno, cioè che è una cosa strana, cioè mi lasciate il punto dove si dice i deorso devono avere, possono avere, sì possono, però oltre a quelli, però voglio dire, no, bello preciso, da fare i complimenti, una cosa bella precisa, vorrei capire la ratio, visto che il legno è comunque qualche cosa di non ignifugo, comunque, voglio dire, quell'emendamento è stato lasciato, che forse è di minore importanza, quello di maggiore importanza, quell'emendamento è stato lasciato, io non ho nulla da dire su quello, è una scelta peraltro tecnica. Se va bene al tecnico non ho nulla da dire, sindaco, però è un emendamento particolare, però sull'emendamento importante voi lo ritirate dicendo che siete convinti
Io non credo che sia questo il mandato del cittadino, anche perché il politico, quando dovrebbe essere convinto di un'idea, deve essere in grado di lottare per quell'idea, altrimenti non è un politico. Grazie. Grazie, consigliere Romatti. Le prego, consigliere Serra. Grazie, Presidente. Ovviamente parleremo del ritiro di questo emendamento che non ho capito, oppure, cioè, forse quando lo avete fatto non avevate piena consapevolezza di ciò che facevate, perché questo capisco io. Cioè, dobbiamo ritirarlo perché se insistiamo non daremo un regolamento sui de hors. Ma non è una cosa che ci hanno illuminato oggi? Cioè, vi è sfuggita sta cosa? Vi sfugge? Perché vi sfugge da 4 anni? Come sono i processi decisionali all'interno di questo comune, dove voi contate 0 e sempre conterete 0, perché è ovvio che si predispone una schema che la struttura si discute e poi con gli enti preposti, senza il preventivo indirizzo politico, cioè qui si inverte continuamente l'ordine delle cose. E su questo voi non ve ne rendete conto che alzate le mani, punto e basta, sui processi decisionali non contate niente, perché prima si porta uno schema in commissione, si dà l'indirizzo politico alla struttura e la struttura sulla base dell'indirizzo politico se lo va a decidere con gli altri enti. Se lo va a concordare con gli altri enti, poi torna, relaziona a chi ha l'indirizzo politico, agli eletti, perché altrimenti le commissioni diventano scuola di lettura. In questo caso dovevate dare prima l'indirizzo politico di maggioranza, poi vi rendete conto che non vi piace e cercate di mettere la pezza, ma ormai il processo di creazione di quest'atto e si è perfezionato. Questa è una figura barbina, perché vi voglio bene, lo dico come dice mio figlio di 8 anni, una figura barbina, presentare e ritirarlo perché ovviamente la struttura vi dice la tavola grafica ad essa allegata è stata preventivamente condivisa con la sovrintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio della Puglia, come previsto dalla legge, eccetera, eccetera, nel procedimento di formazione partecipata dello stesso, alla quale voi non avete partecipato al procedimento di formazione, voi che dovevate dare l'indirizzo politico. E questo è accaduto per tanti pareri tecnici che hanno fermato l'indirizzo politico poiché prevaleva e ci si è difesi con i pareri tecnici. E lo dicono i tecnici, noi vorremmo farlo, ma i tecnici dicono che ci vogliono le caratterizzazioni. E vi è servito per sbiancarvi l'anima, per mettervi la coscienza a posto. E dobbiamo votare quel parere, avete votato proprio i pareri tecnici, senza la capacità di avere un occhio critico sull'indirizzo politico, e avete accettato passivamente il dominio di alcune strutture, perché questo vi deresponsabilizza. E vabbè, alle volte deresponsabilizza, alle volte vi fa fare figure barbine. Grazie. Grazie consigliere Serra, prego sindaco. Grazie presidente. No, io innanzitutto volevo rassicurare i cittadini che ci stanno seguendo. Cosa no? Che Mauro? No, no, è chiuso. Ah, allora, scusate, no, volevo rassicurare i cittadini, no? Per
perché, cioè, da questa animata discussione sembra... Da questa animata discussione sembra che un regolamento molto articolato, complesso, si finisce per fare una discussione su un elemento importante, ma comunque, è bene chiarirlo ai cittadini, di dettaglio. E spiego perché. Innanzitutto io apprezzo il lavoro che è stato fatto da tutto il Consiglio Comunale, perché il regolamento che noi portiamo oggi in discussione sancisce delle cose molto importanti, che innanzitutto le autorizzazioni valgono 3 anni, cosa ritenuta importante da tutte le organizzazioni di categoria, che dà certezza agli investimenti. Sapete cosa succedeva prima? Si presentava una richiesta di un deor, scadeva l'anno, dopo pochi mesi si doveva ripresentare con delle spese, perché c'era sempre anche lì il parere, cioè non era semplicemente una proroga, era praticamente, diventava una nuova, vera e propria autorizzazione. Quindi 3 anni. In tutta la città c'è una pianta che è lì esposta, cioè quindi la discussione va sul dettaglio di alcuni luoghi su cui giustamente adesso poi arriverò su quei luoghi, però dà un'ampia disponibilità, praticamente descrive tutta la mappa della città, le zone, quelle bianche che sono la stragrande maggioranza, dove chiunque è titolato a fare una richiesta dei vari tipi di DEOR, che poi saranno sottoposti ovviamente alle fasi, sconteranno le varie fasi, vengono individuate nel regolamento in maniera molto precisa le tipologie di DEOR. Quindi l'emendamento di cui si è citato Marco Legno, che ha detto lei consigliere Martina, aggiunge un materiale con cui nel decoro, cioè mantenendo sempre gli stessi colori, quindi in questo caso il legno, si può realizzare il deoro, è semplicemente una piccola aggiunta. Quindi adesso gli operatori sapranno che nelle varie zone della città quello, il tipo di deoro che si può realizzare, se solo tavolini o ombrelloni, se in alcune zone il deoro chiuso, che sono la gran parte, giusto per avere un'idea, le tipologie di deor sapranno che il loro investimento ha non so minimo 3 anni, poi va in proroga. Stiamo dando una ampia prospettiva agli operatori, e io il primo messaggio che vorrei dare ai cittadini è perché è importante questo regolamento. Poi arriviamo al dettaglio su cui ci sono delle differenti, non è che sono crociato, delle differenti sensibilità, per cui una parte dell'opposizione ha chiesto di stralciare il divieto a, diciamo, Piazza Duomo, Piazza Vittorio, Piazza Santa Teresa, ok, ma non mi sembra, una parentesi, io diciamo, però per questo sono magari anche sensibilità diverse, che sia questo l'elemento centrale, perché non immagino che a Piazza Duomo, Piazza Santa Teresa o Piazza Vittoria ci siano le possibilità, no, di fare, per ovvi motivi, di spazio, di decoro, di elemento urbano, fare chissà che cosa, quanto stiamo parlando di un regolamento che vale per tutti i quartieri della città. Ci sono le discipline per il lungomare, e non abbiamo parlato di questo, non ci siamo divisi su questo. Ci sono le discipline per i corsi, e prendo atto che nessuno ha sollevato differenti valutazioni per i corsi, se parliamo del centro, per le aree del centro storico, la gran parte. Quindi diciamo, c'è molto, per questo dico che il dettaglio mi sembra un po', no, strano, nel senso che abbiamo un regolamento che disciplina, che dà ampi spazi, dà garanzie.
Poi sugli elementi di dettaglio vorrei dire qualche cosa. Uno dei temi principali è che, siccome un regolamento, almeno per come lo interpreto io, è un elemento che deve parlare innanzitutto anche agli operatori. Qui stiamo parlando di DEORS. Chi è il soggetto che può presentare una domanda di DEORS? È colui il quale è titolare di un locale di somministrazione, in questo caso, no? Quindi la persona, il soggetto, l'imprenditore, non è che può, nell'incertezza, e dire ma poi, vabbè, noi non lo mettiamo, almeno per come la vedo io, e poi dopodiché non è che mi impicco su queste cose. Però io sottolineo questo elemento alla discussione. Non è che può prima, diciamo, non avendo l'elemento certo, ma anzi è detto il sito non è al divieto, il sito diventa sensibile, quindi occorrerà poi il parere della sovrintendenza. E siamo anche, sapete, sono 20 piccoli siti dove ovviamente il parere della sovrintendenza, io penso di sapere quale sarà, sbagliato, non sbagliato, noi siamo in uno stato di diritto, ai pareri della sovrintendenza si ricorre al TAR. Ma per favore, consigliere Lugliacolo, per favore. Questa cosa non sono la sovrintendenza, appunto, non la posso, non gliela posso, no, ci mancherebbe, non la posso risolvere ovviamente questa questione, no, dell'articolazione dei pareri e dell'ampia, diciamo, discrezionalità in alcuni casi che c'è, non è un problema che possiamo risolvere né io né lei in quest'aula. Però quello che volevo dire, noi dobbiamo dare certezza all'imprenditore, perché altrimenti l'imprenditore, per poter presentare l'idea, deve prima aprire l'attività imprenditoriale, poi presentare il DEOR e poi scoprire che è. Ora, io penso che un elemento di chiarezza aiuta chi deve fare un investimento, perché è a monte l'investimento rispetto al DEOR. Poi, dopodiché, ripeto, la pianta che vedete lì, vedete quanto è estesa, è tutta la città. Abbiamo fatto una discussione su alcuni piedi che diventano siti sensibili. E sappiamo quali sono, adesso è inutile anche elencarli, sapete benissimo che sono le aree di pregio sottoposte a piccoli particolari. Però volevo dire innanzitutto ai cittadini e ringraziare il Consiglio Comunale tutto, dall'assessore alla Presidente della Commissione, ai consiglieri comunali, alla struttura, che penso che è stato fatto un buon lavoro, perché oggi questo lavoro dà importanti certezze sul 99% dei luoghi della città di Brindisi. Poi c'è un elemento di dettaglio, l'1%, piccoli siti su cui insistono beni comunitari di pregio, giardini storici, su cui ognuno può avere le sue sensibilità, ma non mi sembrano che siano questi gli elementi su cui si può, diciamo, non avere lo sviluppo delle attività commerciali. D'altronde queste cose l'assessore Vitali si è confrontato con le organizzazioni di categoria e nessuno qui è stato lì a dire ma Piazza Duomo o Piazza Vittorio che cosa succede? Non, evidentemente anche loro non l'hanno ritenuto un elemento centrale del regolamento. No, ho ottenuto anche un consenso. Esatto, quindi le organizzazioni di categoria che hanno esaminato il regolamento lo hanno, da quello io non ho partecipato a questi incontri, ma da quello che mi riferisce l'assessore, ma sappiamo anche che se non avessero trovato consenso l'avremmo anche saputo attraverso la stampa. E quindi io ripeto, valorizzerei innanzitutto il lavoro che è stato fatto, che dà sul 99% della città, anche nei luoghi più importanti, i corsi, il lungomare, il centro storico, ampie garanzie di quello che si può fare, di come si può fare, della durata, che sono gli elementi centrali di una programmazione anche di un imprenditore da un punto di vista economico. Poi, se nella discussione io considererei a tutti questi punti, questi 10 siti piccolini su cui al più potrei vedere un localino
piccolo, perché sappiamo tutti, adesso non vorrei fare individuare tutti questi siti. Se lo si vuole riaggiornare, non è che ci vuole molto a riprendere il regolamento e riportare ed emendarlo sul dettaglio, ma io darei prevalenza, ripeto, al 99%, che tra parentesi ci vede d'accordo, lo approviamo, poi la commissione vuole, è fra un mese, il parere della sovrintendenza, la discussione, la cosa, lo si arricchisce e lo si completa con elementi di dettaglio, ma non butterei a mare il 99% del lavoro per una discussione di questo tipo. Scusate, diamo sicurezza e certezza, perché l'abbiamo anche, il nostro regolamento è anche scaduto. Diamo certezza agli operatori, perché il 99% della città non è in discussione. Se deve essere in discussione il giardino San Giovanni al Sepolcro, quelli sono i 20 punti, Piazza Duomo, quelli sono dal 1 al 32, Piazza Duomo, Piazza Santa Teresa, Piazza Vittoria, quelli sono. Non li voglio elencare tutti e 32, ma sono quelli. E se si vuole, ci si riunisce, si fa un quesito alla sovrintendenza e mi dico. Perché il quesito alla sovrintendenza, attenzione, è un parere vincolante poi. Poi dopodiché, come dice lei, consigliere Rogliacomo, possiamo non essere d'accordo. No, dico, possiamo non essere d'accordo, ma il superamento, ve lo ricordate quando la sovrintendenza disse, scusate, vi ricordate quando la sovrintendenza disse ad Otranto che non si poteva fare cose nel porticciolo, il pontile, dinanzi al castello? Bene, lo scrisse. Dopodiché il comune di Otranto fece ricorso al TAR e lo vinse. Quindi il parere è vincolante, ma non superabile attraverso le procedure del diritto amministrativo. Cioè, non è l'editto di Luigi XIV che non è superabile, è un provvedimento che ti pone un problema in quel momento, poi dopodiché si va, per chi ritiene, in quel caso il comune di Otranto, ritiene di andare al TAR, in un altro caso sarebbe un imprenditore, però darei la certezza agli imprenditori di poter ragionare sul 99%, ripeto, della città, sapere che ci sono i preambili, quali sono i tipi di strutture che possono essere approvate, e sui quali non ho sentito in questo dibattito alcuna divisione, non l'ho sentita. Forse dovete ancora, qualcuno vorrà eccepire queste cose, però le organizzazioni di categoria non l'hanno fatto, fino adesso non è venuto fuori. Se poi, chiudo qui perché mi sto ripetendo per la 22ª volta, se sull'elemento di dettaglio si vuole fare un approfondimento, io penso che abbiamo garantito il regolamento e in un mese di lavoro ci si mette, ci si confronta solo su quel tema, con si invita magari anche la rappresentante in commissione della sovrintendenza per fare la discussione, no? L'architetto della sovrintendenza, si fa una discussione, si valutano il pro, il contro, quello che è il loro parere, e poi si ritorna per il completamento, ma per il dettaglio. Io darei questo consiglio, umile consiglio. Grazie sindaco, prego consigliere Prete. Funziona? Sì. Sì, buonasera a tutti. Io volevo soltanto fare un passaggio molto breve. Intanto colgo la disponibilità del sindaco a future modifiche, però ecco, una cosa mi viene spontanea a dirla, cioè su alcuni passaggi, su alcuni siti i passaggi ci sono stati, evidentemente forse il testo completo era già arrivato alla sovrintendenza e quindi sostanzialmente forse c'era già un testo blindato al quale non si potevano portare modifiche. Questo ci rammarica un po', ma non perché volevamo necessariamente
strumentalizzare la nostra discussione per chi porta più idee o migliori idee. Noi volevamo allargare la visione della città turistica, cercando di contemplare quanti più siti possibili, anche qualcuno di quelli sensibili, attraverso l'acquisizione dei pareri degli enti preposti, affinché non passasse un diniego a priori, ma era un'idea e un modo di ragionare. Su alcune situazioni io sono rimasto un po' sorpreso, perché come diceva giustamente il sindaco, è difficile chiedere uno spazio libero laddove non ci sono esercizi di vicinato o locali commerciali che possono richiedere l'occupazione solo pubblico. Quindi, però nella mappa, per esempio, lungomare, dove c'era la ex benzina, lì non c'è un locale commerciale, eppure è stato previsto uno spazio. Forse non ho capito bene io se quello spazio è disponibile a favore di chi, però è previsto. Lì non c'è un locale commerciale, né tantomeno qualcuno lo può chiedere, però lo spazio è previsto. Forse a futura memoria, probabilmente. Altra cosa, Piazza Cairoli. Se noi volessimo considerare Piazza Cairoli, diciamo, così come abbiamo visto, una piazza, diciamo, importante, quindi un monumento per questa città, sarebbe dovuta diventare tutta quanta gialla. Invece c'è soltanto un pezzettino lì dove abbiamo messo le giostrine per i bambini, perché sulle piazze c'era un diniego. C'è stata una volontà politica, una visione politica, che io mi auspicavo fosse un po' più estensiva. E diciamo che, ecco, io voglio capire una cosa, e in questo vorrei chiedere: modificare i siti sensibili mina l'esecutività di tutto il regolamento? Cioè, oggi, acquisendo anche parzialmente un emendamento, quello che voglio dire è: deve ritornare interamente davanti al provveditorato il testo per essere riapprovato? Io questa è una cosa che onestamente ancora non ho capito, tanto che mi viene da pensare che il discorso del legato allo schema dice, leggo, parere contrario perché il testo dello schema del regolamento che si intende emendare e la tavola grafica adesso allegata è stato preventivamente condiviso con la soprintendenza. Quindi significa che noi tutte le volte che vogliamo emendare questo regolamento dovremo preventivamente inviarlo alla soprintendenza, preventivamente ottenere un consenso per poi procedere ad una modifica. Con gli emendamenti di oggi noi, in teoria, stando al tenore letterale di quanto scritto dalla dirigente, non potremmo approvare il regolamento. Mi sembra strano, onestamente. Io il regolamento, per chiudere il mio intervento, sono estremamente favorevole all'applicazione, anzi all'adozione del regolamento, perché ci abbiamo lavorato così tanto. Io ho fatto interventi di modifica su questo regolamento da quando abbiamo cominciato i lavori amministrativi, quindi stiamo parlando del 2018. Le prime riunioni che si fecero all'epoca già parlavano di interventi che tendevano ad allargare, a cercare di cambiare questa città e a renderla più o meno simile alle città che ci sono intorno. Vedo però che ovviamente c'è qualche visione non condivisa, qualche visione che probabilmente va ancora spiegata bene, spiegata nel senso della leale collaborazione con la struttura, che ci deve passare dei messaggi chiari, diretti, nel senso, nella direzione di marcia, lì dove possiamo intervenire, come possiamo intervenire, perché è normale che noi non vogliamo bloccare le autorizzazioni che bisogna concedere alle attività che ne fanno richiesta i DEOR. Vogliamo essere al fianco delle attività, ma questa consapevolezza deve necessariamente partire da una leale collaborazione con la struttura. Quindi chiedo eventualmente, intanto al segretario,
cortesemente, segretario, se mi può illustrare un passaggio che è proprio a livello mio personale di conoscenza, se anche con un parere negativo del dirigente il regolamento può essere attuato e quali ripercussioni ci stanno, perché non lo so, quindi preferisco che sia lei a darmi queste indicazioni. Ritorno a dire a questo punto, cioè, se effettivamente modificare uno o due siti sensibili, meglio specificare che servano le autorizzazioni degli enti preposti, sia infici tutto il regolamento o solo una parte, cioè se può comunque essere adottato per le autorizzazioni richieste nella normalità e per i siti sensibili, visto che esercizi commerciali sui siti sensibili non ce ne sono pochissimi, sospendere un attimo per poi arrivare ad aggiustare il tiro in un secondo momento. Grazie. Se non ho capito male, la domanda era fino a che punto il parere può impedire, ho capito bene, allora i pareri sono meri apporti consulenziali, per cui ciò significa che l'organo deliberante può anche discostarsi, ovviamente con un'adeguata motivazione, questo in punto di, come dire, valenza dei pareri espressi dagli organi tecnici su atti deliberativi. Ovviamente nella fase poi gestionale, se c'è una chiara violazione di legge, il dirigente non può attenersi al regolamento in presenza di una legge dello Stato che ovviamente impedisce quel tipo di provvedimento. Non so se sono stato chiaro, perché c'è il primato della legge sul regolamento, tanto per esemplificare. Allora, prego consigliera Bortolano. Per cortesia, consiglieri. Grazie. Allora, io provo comunque ad aggiungere e dare ancora contributi. Non ho infatti alcuna intenzione assoluta, e anche perché ho cercato sempre di riportare anche le tesi che personalmente non sposavo, proprio nel rispetto del ruolo di Presidente di Commissione. Allora, parto un po' in ordine sparso rispetto al concetto della lealtà. Consiglieri, per favore. Facciamo come nelle commissioni. Rispetto al principio di lealtà con la struttura, posso personalmente testimoniare l'abnegazione da parte degli uffici, la disponibilità del comandante della polizia locale. Poi ricordo, perché nel tempo si dimenticano le esperienze, commissioni in cui c'è stata anche la soprintendenza, l'ASL, anche gratificazione della considerazione rispetto agli apporti di cui ero meramente messaggera nel dare disponibilità a portare i documenti raccolti in commissione, questo diciamo che risale bene o male all'anno scorso, in conferenza di servizi dove i consiglieri assolutamente non hanno nulla a che fare, mi sono limitata a portare e a lasciare nella riunione di una conferenza di servizi che, sulla base di un metodo che si è cercati di dare, c'era la condivisione, lo scambio, il cercare punti di equilibrio, partendo sempre da quelle criticità che sono quelle sventolate, strumentalizzate sui tempi, sul perché non ci sono autorizzazioni, sul perché poi vengono multati,
e come mai e non c'è informazione. Quindi io rifaccio questo intervento e a ridondanza, come a volte magari mi è anche capitato, però lo faccio per amore proprio di condivisione e trasporto nel cercare di crescere in questa città. Questo è il servizio ai cittadini che intendo dare da alcuni anni, da quando comunque mi onoro di fare il consigliere comunale. Poi, sempre per onore della verità, a tutela dei cittadini, partendo dall'analisi dei problemi, utilizzando un metodo che, quando mi si dice come fanno nelle altre città, sono andata a vedere, ho trovato spunti, ci sono vari comuni che si fregiano di avere regolamenti condivisi e precondivisi con la soprintendenza, che per carità di Dio è uno dei più grandi ostacoli e occasioni di rallentamento, diciamo, in tantissime procedure in questo paese. Però comunque questo senza nulla togliere alla necessità di tutela dei nostri beni culturali. Tra l'altro ricordo, sempre a titolo di informazione, perché potrebbe anche sfuggire, che Brindisi è già città turistica e d'arte, e questo processo l'abbiamo ottenuto da qualche anno per opera dell'assessore Pinto. Quindi per chi nutre quella sensibilità di valorizzazione, di rispetto, poi faccio fatica poi a non vedere quella sensibilità in nome di una liberalizzazione alla cieca. E poi, ad ogni modo, sempre in uno spirito massimo di collaborazione, perché partendo da un'analisi del triste destino in questa consigliatura di molti regolamenti che sono rimasti arenati, non andati in porto, ritornati indietro, proprio inseguendo la necessità di continuità amministrativa, di dare risposte, e di, perché io temo che qui ci si sia fermati davanti a un disegno, come capita sui social, su una foto, e dimenticato tutti i contenuti che puntualmente ogni volta anche revisionati sono stati riportati. Quindi non ci sono schemi calati dall'alto, consigliere Serra, e probabilmente molte cose riportate, poi filtrate e vagliate e magari non praticabili, molto probabilmente non c'è proprio il 100% di tutto quello che comunque come ambasciatore ho riportato. E per quanto riguarda la seduta, sempre per onore della verità, l'ultima seduta di commissione in cui sì, è stata molto accesa ed era stata preannunciata come quello che era presumibilmente lo schema finale con relativa planimetria, era stata annunciata così, è stata effettivamente una commissione che è andata al di là di quella che era la previsione, anche in virtù di una calendarizzazione, cercando di rispettare le scadenze, di dare continuità ai cittadini che già nel frattempo abbiamo registrato situazioni che poi ci sono state oggetto di strumentalizzazione sempre contro l'amministrazione, a partire dalle multe che si sono registrate nelle ultime situazioni. Quindi quella convocazione, quella seduta che è stata molto accesa, effettivamente ha fatto emergere tutta una serie di visioni, comunque si è conclusa con una mia richiesta espressa di eventuali suggerimenti scritti che non ho registrato. E in fase di calendarizzazione, sempre per mantenere la scadenza, sentito il presidente della commissione statuto, la commissione sarebbe stata convocata e calendarizzata come citata in previsione del consiglio, ma poi questo non è avvenuto. Dopodiché il consiglio effettivamente è stato convocato, anche perché nonostante magari varie situazioni che poi si innescano un po' a catena, bisogna andare avanti.
e quindi il Consiglio Comunale è sovrano e quindi in questa occasione potrà comunque esprimersi e decidere. Per quanto riguarda sull'articolo 3, la zonizzazione, l'articolo 3 è stato introdotto non so da quanto tempo e ricordo che rispetto a dare l'identità di una città come Brindisi di Mare con le sue particolarità era stata una cosa ben gradita. Poi, non lo so, forse vedendo i disegni cambiano le cose. E in ultimo, comunque sempre lo spirito di collaborazione, sono proprio dell'avviso rispetto al suggerimento dato dal sindaco. Chiudiamo, andiamo avanti e se c'è volontà e impegno, si può risuggerire questa nuova analisi perché il prodotto di questo regolamento, un regolamento che sconta già a priori il parere della sovrintendenza, che è quello che crea più lungaggini, altrimenti abbiamo visto anche statisticamente da parte degli uffici come possono essere snelle e veloci le pratiche e quindi andare incontro alle esigenze dei cittadini. Quindi il mio invito umile è magari ad approvare e a rimettersi subito al lavoro per questa revisione che si è scontata, ci rende tutti contenti ed è un prodotto completo, come molte altre amministrazioni che chiediamo di imitare già hanno fatto in Italia. Grazie. Grazie consigliera Ortolano. Aveva chiesto di intervenire il consigliere Lo Iacono, prego. Grazie presidente. Io sinceramente cercherò di essere il più pacato possibile perché credo che la politica, per quello che mi riguarda, rimane sempre l'arte della mediazione per trovare le soluzioni alle problematiche di una cittadinanza che noi rappresentiamo. Però sinceramente, presidente, io sono stufo dei luoghi comuni come il Consiglio Comunale e Sovrano, luoghi comuni come la piena disponibilità, luoghi comuni come troviamo una soluzione. Ma io credo che questo regolamento sia il fallimento della politica. Sa perché è il fallimento della politica, presidente? Perché non ha avuto un'approvazione da parte della Commissione e perché non è andato nella Commissione Statuto e Regolamento, che è espressione di tutto il Consiglio Comunale, di tutto, per poter esprimere un parere. Ho apprezzato l'intervento del Sindaco, che è un intervento a trovare una soluzione e a studiare in futuro, ma io vi faccio una domanda: ma che fretta c'è di chiudere questa sera il regolamento? È scaduto, e si fa una proroga, si fanno tante proroghe, sindaco, non si può fare nulla. Ho capito, però le certezze partono anche da una cosa molto seria. Ora, sinceramente, qual è la certezza che noi diamo a tanti operatori che in virtù di quel regolamento, presidente, ti prego, in virtù di quel regolamento devono dotarsi e fare investimenti a volte anche molto sostanziosi, quando invece probabilmente c'è chi già l'investimento l'ha fatto 10 anni fa e rimarrà quella vita. Stiamo anche creando dei distinguo e forse non ce ne stiamo nemmeno accorgendo, perché chiederemo la capacità di erogare denaro per fare investimenti ad alcuni e ad altri invece rimarrà tutto com'è. Ma perché io ve le evidenzierò queste criticità, come vi evidenzio anche che c'è una contraddizione in tutto quello che è stato detto. Io non riesco a capire, presidente, com'è che a Palazzo Nervegna, no? Palazzo Nervegna c'è un bar
che fuori mette in area comunale, perché quella è un'area comunale seppur data in concessione, tavoline e sedie. Poi di fronte non si possono mettere. No, alla fine, allora, Palazzo Nervegna, che veramente, no, diciamo, dobbiamo fare le pulci, lì si può fare, di fronte non si può fare, cioè dovete spiegarmelo, così anche come mi dovete spiegare qual è la, questa collaborazione di cui voi parlate alle soluzioni, quando vi si dice troviamo in commissione un punto d'incontro, no, per noi è solo nero. E di che cosa stiamo parlando allora? Se non c'è una volontà di trovare comunque una quadra, un punto d'incontro, allora a questo punto è inutile, cara Presidente, mi rivolgo a lei che è la Presidente della Commissione Attività Produttive, parlare di soluzioni, di incontro, di collaborazione, sono parole, nei fatti non c'è nulla, va detto questo, non c'è nulla, perché comunque nulla è cambiato da quando è stato detto è così e basta, perché questo in definitiva è successo, e stasera che siamo qui, con un distinguo, la timidezza con cui il Partito Democratico si è rivolto a togliere l'emendamento numero 2, una timidezza quasi da bambino di 3 anni che ha bisogno del tutore per poter andare avanti, e questo mi fa molto male, ma per i miei trascorsi mi fa molto male. Forse in altri tempi queste cose non sarebbero accadute. E questa è una riflessione che io faccio a me stesso, ma è profondamente una riflessione politica, molto seria, dove sinceramente poter esprimere quello che si pensa diventa difficile. Forse, forse il Partito Democratico, che è un partito sì di maggioranza di questa amministrazione, ma è anche un partito che ha il governo con il ministro dei beni culturali che si chiama Dario Franceschini, probabilmente avreste dovuto fare un quesito dicendo: caro ministro Dario Franceschini, così come fanno gli amici dei 5 Stelle, che sono capaci di interloquire con i propri parlamentari e i propri ministri, e di questo gli rendo merito, perché questa è la verità, non perché io sia dei 5 Stelle, ma loro quantomeno riescono a scrivere e interloquire. Invece la differenza è che avrebbero dovuto scrivere a Dario Franceschini e dire: scusa signor Dario Franceschini, lei che è un politico di lungo corso, che cosa ne pensa di questa sovrintendenza che a Firenze dice una cosa, a Roma dice la stessa cosa, a Milano dice la stessa cosa, a Siena dice la stessa cosa, poi si arriva a Brindisi, è tutto il contrario di tutto. Siamo all'assurdo. Perché questo evidenzia che probabilmente i problemi non si vogliono affrontare. Non si è parte integrante di un sistema a tutela della cittadinanza per poter dire effettivamente quello che noi vogliamo di questa città. Altro, Presidente, mi scusi la retorica, il Consiglio Comunale Sovrano. Ma di che? Ma mi faccia il favore, diceva un famoso attore, grazie. Ma non è rivolto a lei, è rivolto al Consiglio Comunale. Ci mancherebbe, mai detto. Vabbè. C'era la consigliera Lomattine che attendeva da tempo. Prego, consigliera. Perché poi sento tante cose, un pochino l'anima giurista si ribella. Allora, segretario, una domanda a lei. Ho fatto 2 domande che probabilmente, le cui risposte probabilmente non sono state intese dal sindaco. A. Quell'elencazione è un'elencazione, diciamo, che riprende i vincoli della sovrintendenza, o un'elencazione extra? Mi è stato risposto correttamente dal dirigente, è un'elencazione extra. B. Di questo famoso incontro vi è un verbale? No, significa che non c'è nessun atto formato. C, segretario, mi dice lei, perché forse io non ci arrivo, se per modificare un atto che non esiste c'è bisogno di un atto formale? No, lo può dire al microfono, scusi? No, se non esiste, che non c'è. E l'atto con cui è stato concordato l'elenco, che di più rispetto a quello stabilito dalla legge, esiste o non esiste?
Non ho capito. L'atto con il quale è stato redatto un elenco. L'atto di norma ha una paternità, ha una formalità, deve essere ascrivibile a un soggetto, l'atto, a un organo amministrativo titolato deve avere... ad emetterlo. Non deve, l'atto non è... amministrativo deve avere le caratteristiche della formalità. Se quel verbale, quindi... quel documento viene recepito in un atto amministrativo, quindi in questo caso noi non abbiamo neanche un verbale, non abbiamo neanche un elenco dal quale risulti che via Bastioni San Giacomo abbiamo deciso con la sovrintendenza di inserirlo. Io non lo metto in dubbio che è stato concordato. Il meccanismo è che oggi noi dobbiamo vedere cosa si fa di interesse, perché non vedo il sillogismo tra non approvo il regolamento se non l'approvo come dico io. Perché quella è una prova di forza, non è una cosa normale. Se ci sono gli emendamenti e si inseriscono gli emendamenti, non significa che non si approva il regolamento. Cioè, allora gli emendamenti, quando noi approviamo gli emendamenti, non vengono inseriti nel regolamento? Sì, vengono inseriti nel regolamento, nelle parti del regolamento che non si ritengono da modificare. L'emendamento serve a modificare la parte del regolamento su quale non si è d'accordo. Perché non si dovrebbe approvare? Si approva modificato, ma se ci sono delle criticità e qualcuno viene e dice o si approva così, però non vi preoccupate, poi fra un mese, due mesi venite, che io se voglio lo modifico. No, non è questo il regolare contraddittorio in democrazia. Ma ha detto, ma poi sento veramente delle cose assurde, si fa passare per vincolo della sovrintendenza, un vincolo che non esiste, che non è stato mai formalizzato, che è stato magari concordato, ma non c'è il vincolo, è una cosa in più. Quindi se io nel regolamento inserisco quello che era quello il loro emendamento nei limiti di quelli che sono i vincoli, ci mancherebbe altro, tutto, anche perché un regolamento non potrebbe modificare una norma di rango primario, dov'è il problema? Comunque lei mi ha confermato che quest'atto non esiste e che quindi tranquillamente, quindi se non esiste l'atto non esiste la necessità del parere contrario per la modifica dell'atto, se non sbaglio. Io credo, ma non mi si chiede l'interpretazione autentica di quel documento, perché io non glielo sto chiedendo, segretario, né le sto chiedendo di fare il direttore di ufficio. Mi faccia no, io gli ho fatto una domanda, sì, ho risposto, di tipo giuridico. Ho risposto. E allora, se io, ho risposto, non io credo che il tenore di quel documento, non lo chiamo atto, attenzione, sia frutto dell'apporto consulenziale, sì. Poi c'è l'architetto mi può correggere se non interpreto bene il pensiero, che il dirigente ha fornito ai consiglieri comunali, utile nella maniera in cui viene recepito per approvare serenamente o non approvato, illustrando il contenuto di intese, di incontri avuti con rappresentanti della sovrintendenza, al fine di dire attenzione, su questo testo c'è l'intesa con la sovrintendenza o con, non so, il terzo firmatario, perché sì, non, confesso di non aver visto questo documento. Allora, abbiamo ovviamente scoperto, rientra, scoperto che rientra non c'è nella fase istruttoria, preparatoria, va bene, che ritengo ha voluto giustamente rimettere all'attenzione dei consiglieri come contributo istruttorio. Benissimo. Finalizzato alla ma discussione. Ma non è vincolante? Questo. No, vincolante no. Chi ha messo vincolante? Allora se non è vincolante ne possiamo... Noi siamo solo vincolati rispetto della legge. Sa quanti mila regolamenti io conosco che contengono all'interno in qualche articolo, in qualche... evidenti violazioni di legge? Allora, segretario... Sciolto il dubbio sul fatto che il parere non è vincolante, che non vi è un atto della sovrintendenza che mi limiti, che quindi ci si può rimettere, io non capisco perché il regolamento, che pur pregevole con tutto il rispetto del lavoro di tutta la commissione della quale io stesso faccio parte e del Presidente in primis, non si possa approvare come emendato. Significa soltanto voi lo approvate come dico io ed è una prova di forza politica nella quale io non ci voglio entrare. Ma detto questo, Presidente, una cosa a tutti quanti
me la dovete fare dire. Mi dispiace che non c'è il sindaco. Il sindaco ha fatto un passaggio. Beh, e scusate perché poi ci sono momenti in cui magari io posso sembrare forte ma mi commuovo. Ha fatto un passaggio su e ha detto: se poi c'è il negozio, magari in periferia, sarà uno su 100. Quell'uno su 100 è una famiglia. Io sono figlia di una persona che ha lavorato in un negozio di periferia e che si è mantenuta all'università facendo panini in un negozio di periferia e che so esattamente cosa significa quando per un problema del comune in quel momento cambiarono il senso di marcia, quel negozio in periferia deve cambiare e tu per continuare a fare l'università devi andare a lavorare e fare panini in un'altra parte. Non si disprezza mai, non si sottovaluta mai anche una sola famiglia che possa stare male per una nostra azione, perché dietro quella famiglia ci sono genitori e ci sono figli, e anche se fosse una sola famiglia, quella famiglia merita rispetto. Grazie. Grazie consigliere Romartine. Io non ho altri interventi. Prego consigliere Pese. Allora, io premetto che voterò a favore del regolamento, ma solo ed esclusivamente per una questione di sensibilità verso la mancanza attuale del regolamento. Però a titolo personale, non a titolo, ci tengo a specificare questo, non a titolo del Partito Democratico, io sono capogruppo, ma parlo questa volta a titolo personale, su molte cose non sono d'accordo e condivido tanti di quegli interventi che sono stati fatti. Perché? È vero che non bisogna, nell'incontro che abbiamo fatto precedentemente fra i capigruppo è stato detto non bisogna ritornare, però a volte ritornare serve a chiarire le cose, anche nei confronti dei cittadini. Quella planimetria è arrivata in commissione il 12 di aprile. No, non era quella, la planimetria. Per la prima volta la commissione ha avuto contezza della planimetria il 12 di aprile. Io ho copia di quella planimetria e mi è balzato all'occhio, facevo l'esempio anche precedentemente, che quella planimetria, la prima che ci è stata presentata, su Piazza Caroli prevedeva solamente il divieto sulla piazza e non magicamente, evidentemente nell'interlocuzione nuova della sovrintendenza, della quale però io vorrei evidenza, perché come diceva il consigliere Romartire, verba volant, scripta manent. E quindi magicamente poi sono state introdotte altre cose. Allora io personalmente, Maurizio Pesari, non ha partecipato a questi incontri neanche in commissione e quello che c'è su quella cartina non è stato assolutamente concordato. In alcuni punti sì, nelle piazze principali eravamo d'accordo a posizionare i divieti. Tra l'altro le incongruenze che sottolineava anche il consigliere Saponaro, che sono riportate nella delibera, nella relazione dell'assessore, il documento elaborato nelle commissioni è stato condiviso con le associazioni, categorie e ordini professionali. Il documento elaborato significa che la commissione ha elaborato il documento. Gli incontri con le associazioni sono stati fatti forse prima dell'ultima tornata della pandemia, ma questo è il mio pensiero, poi mi potete anche smentire, non sono depositario della verità. Lo schema così condiviso nella stesura finale è oggetto di dibattito e approvazione in commissione statuto e regolamento. La commissione statuto e regolamento, io vi invito ad andare a vedere i verbali di chi ha sempre presenziato la commissione statuto e regolamento quando all'ordine del giorno c'era questo e non solo questo, e sono tre o quattro forze politiche. Il Partito Democratico è stato sempre presente, così come il Presidente della Lega. Quindi poi andiamo a vedere le varie motivazioni. E io auspico, così come diceva il sindaco, oggi lo approviamo, io lo voterò, no? Auspico di ritornare e rivedere tante cose che non so per quale motivo sono state inserite. Faceva l'esempio, non mi ricordo chi, della piazzetta sottile De Falco. È vero quello che dice, consigliere Lo Iacono, è vero. Io le posso dire, per esempio, che sulla piazzetta di San Giovanni al Sepolcro, luogo storico che ci invidia il mondo, non l'Italia, il mondo, c'è la gente che viene appositamente per vedere quella piazzetta, da una parte è consentito il dehors,
Invece su una viuzza che credo che vada su via Armengol c'è il divieto totale. C'è... Via? Lauro. Che va su via Lauro, sì. E via Armengol è l'altra. E c'è il divieto totale. Allora, se la piazzetta è storica, divieto ci deve essere dappertutto, no? Poi andiamo, facciamolo dire alla sovrintendenza, ecco perché era l'intesa di l'intenzione di quell'emendamento. E il ritiro di quell'emendamento, credetemi, era proprio per non bloccare l'iter. Andiamo, approviamo questo, poi andremo a sederci nella commissione statuto e regolamento per eventuali modifiche al regolamento. E questa è anche, non lo so se voi, questo è un intervento personale, ripeto, poi per dichiarazione di voto, se qualcuno del Partito Democratico vuole intervenire diversamente lo può anche fare, cioè lo farà, no, non sono io a dover dare il permesso, grazie. Prego, consigliere Saponaro. Sempre velocemente, anche in relazione alle cose che ha detto ora il collega consigliere Pesari, io non lo voterò. Perché naturalmente non lo voterò per un semplice motivo, perché voglio rimarcare un fatto, ancora una volta lo dico questo, anche perché penso che, soprattutto io e Luciano che ci eravamo parlati, noi siamo entrati qua e io vi ho dato la disponibilità a votare il vostro emendamento e non quello che avevo firmato, che era quello, diciamo, delle forze di opposizione. Ho detto, pur di modificare e di dare la possibilità di un'apertura sociale, io vi avevo dato questa disponibilità. Siamo presi un caffè, abbiamo visto l'emendamento, ho detto guarda, io voto il vostro, basta che togliamo questo vincolo così stretto. Quindi questo ritengo per... è la stessa cosa, penso Luciano, ci eravamo parlati, almeno Luciano avrebbe fatto la stessa cosa. È per questo che oggi è vero che voi dite non vogliamo bloccare l'iter, è scaduto, le multe e tutto il resto, però sta avvenendo qualcosa secondo me davvero di importante a livello politico. È come se qua dentro ci sia un cappio al collo su questa cosa, perché se dovessimo modificarlo chissà cosa succede. Alla domanda della consigliera Martina scopriamo anche che non c'è un verbale di quella cosa al di là che è stato discusso, però hai fatto, Maurizio, una cosa importante, hai citato degli episodi che si sono verificati che sono importanti e che vanno detti, Cioè, io capisco la vostra difficoltà, ma vanno dette quello che è successo. Poi voi siete liberi di fare, io però voglio motivare anche perché non lo voterò. Non perché non voglio bene alla città, ai commercianti, alle attività commerciali, perché naturalmente io in seduta vi ho detto questa cosa soprattutto anche perché devo dare atto, e lo ribadisco, questo è un fatto importante, non è l'appartenenza politica, io devo dare atto anche a Giulio Calzaneo, perché io ho fatto il presidente della Commissione sui regolamenti e ho detto subito non ho molto tempo, lo faccio per dovere istituzionale, e Giulio è stato una persona meravigliosa in questo periodo, perché è stato quello che mi ha aiutato tantissimo, anche quando non ho avuto tempo, vedi le tue cose, quindi do atto a Giulio della preparazione dell'onestà intellettuale che ha avuto e dell'aiuto che mi ha dato, che poteva anche negarsi, e quindi anche su questo avevamo preso quell'impegno, che purtroppo vedo che non sarà possibile perché l'avrei votato. Ecco perché io voterò no al nuovo regolamento. Io non ho altri interventi, prego consigliere Cazzaneo, e poi c'è il consigliere Vadac. Allora, prego consigliere Vadac. Signor Presidente, cari colleghi, io... per quanto riguarda il regolamento avevo da fare una precisazione sul punto delle sanzioni. Avrei preferito che in questo documento venisse eliminato il punto in cui si porta la seconda infrazione, perché si parla di prima infrazione, si parla di seconda infrazione, si parla di terza infrazione. Avrei preferito che fosse eliminato il secondo punto e si passasse direttamente dal primo al terzo punto, perché altrimenti al cittadino che fa le infrazioni si dà troppe possibilità di fare cose non in regola. Quindi avrei preferito che dopo, se tu non sei in ordine con la superficie consentita, dopo la prima volta tu devi chiudere la tua attività. Quindi non sono del parere che bisogna aspettare prima e seconda infrazione. In ultimo, io sono del parere che più si amplia la possibilità di esercitare, più si dà la possibilità di aprire ad attività commerciali, vari punti, meglio è, perché
perché la gente ha bisogno di aprire attività, la gente ha bisogno di lavorare. Come succede in altre città italiane, questa disponibilità c'è e in queste città non esiste. Ma voglio dilungarmi su un aspetto molto importante, perché con l'approssimarsi della stagione estiva, mi auguro, e mi riferisco soprattutto al comandante dei vigili, che ci siano maggiori controlli da parte dei vigili urbani e anche dalla prefettura, affinché non si verifichi più quello che è successo negli anni scorsi, e cioè distribuzione di bevande alcoliche ai minori, con il rischio di vedere i ragazzi in pronto soccorso in coma etilico. E questo è successo. Meno controlli si faranno e meno sanzioni vuol dire maggiore possibilità di avere un minore che rischia la morte. Rendiamoci conto di quello che sta succedendo nella nostra città. Sono situazioni che io conosco, sono già successe, e bisogna porre fine a questa realtà che c'è, esiste nella nostra città. Ed un'altra preghiera rivolgo all'amministrazione, dico preghiera. I cittadini che abitano in via Santi sono disperati, lo ripeto per la seconda volta. Ci sono persone anziane e non che sistematicamente nel fine settimana sono costrette a sentire la musica dei locali ad alto volume a notte inoltrata. Non è più possibile che il corpo di vigili urbani non sia fornito di fonometro. La salute è un bene prezioso e questa amministrazione, non controllando, non fa bene il suo lavoro e non rispetta i cittadini. Mi risulta che 2 settimane fa è stato fatto un controllo da parte dei tecnici dell'ARPA ed è stato fatto un esposto ed è risultato che c'è stato un aumento di 20 decibel. Le denunce vengono continuamente fatte dai cittadini, ma io mi aspetto che i controlli non vengano fatti fino a mezzanotte, ma che i controlli si facciano anche oltre la mezzanotte. Perché dopo la mezzanotte, quando si tolgono le transenne, c'è il Far West nel centro di Brindisi, c'è il Far West. Quindi mi aspetto che da parte dell'amministrazione, se non vuole che succeda l'impossibile e che ci muoia un ragazzo per eccesso di alcol, che i controlli siano più ferrati e che ci siano sanzioni più severe, perché la distribuzione di alcol è vietata ai minori. Per cortesia, facciamo attenzione a quello che io sto dicendo. Facciamo i controlli, chiamiamo la prefettura, facciamoci dare una mano, ma non vorrei che si verifichi quello che è successo l'anno scorso e gli anni passati. Il fatto che ci sia stato il Covid non vuol dire che adesso ci dobbiamo permettere di fare tutto quello che non è possibile. Quindi mi aspetto da parte dell'amministrazione che ci siano più verbali, che questa storia finisca. Perché l'alcol ai minori non si dà per legge, ricordiamocelo. Se muore un ragazzo, la responsabilità è questa amministrazione che non controlla. Mi aspetto di più da parte dell'amministrazione, altrimenti alla salute dei cittadini non ci pensiamo. Anzi, soltanto per questo qua è un motivo, quando tu non rispetti la salute dei cittadini, è il motivo per cui l'amministrazione deve andare a casa, perché la salute va rispettata. Grazie. C'era il consigliere Gazzaneo, prego. Grazie. No, io avrei voluto dire tante cose, però non credo sia più il caso, per come è andata avanti la discussione. Io spesso critico chi in quest'aula, un po' troppo spesso, si fa prendere la mano con tesi giuridiche, no? Spostando un po' il piano come se fossimo in una tribunale. È capitato in passato che ho criticato, però invece stavolta si è centrato il punto su tanti aspetti e non dobbiamo dimenticarci, diciamo, anche il ruolo che abbiamo e le procedure amministrative che si portano avanti. E oggi sono sentite alcune cose che sinceramente mi lasciano perplesso, così come mi lasciano perplesso poi dal punto di vista politico accertare comunque che tutti gli sforzi fatti, e questa è una riflessione, diciamo, l'unica riflessione che lascio, tutti gli sforzi che sono stati fatti in 2 anni, sicuramente in tanto tempo, di analisi, di discussione, di
approfondimento, in tante tante commissioni, alla fine vengono vanificate perché, arrivati all'atto finale dell'approvazione, le commissioni non vengono interpellate, il Consiglio Comunale non può esprimersi, modificare le proposte. Quindi sì, ci lasciamo con l'impegno di tenere aperta questa discussione, va bene, però ripeto, ci sono tante cose della discussione di oggi che mi lasciano sinceramente perplesso. Per l'ennesima volta i consiglieri comunali si assumono la responsabilità, perché sarebbe un danno per la cittadinanza non approvare oggi questo regolamento. E per l'ennesima volta i consiglieri comunali, davanti a tutto e tutti, si assumono la responsabilità di votarlo, ma quantomeno permetteteci di fare presente queste cose, perché forse, diciamo, dopo 4 anni un minimo di esperienza ce l'abbiamo fatta, possiamo anche, no, essere stanchi di questo andazzo. Grazie consigliere Cattaneo. Allora, dicevo, io non ho altri interventi prenotati, se ci sono interventi per dichiarazione di voto, altrimenti passiamo alla fase di votazione. Sì. Prego consigliere Iacono. Grazie presidente, no, per dichiarazione di voto. Ma io sinceramente su questa delibera, così come è stata formulata, sulla quale esprimo i dubbi e li riconfermo ancora, con il dubbio che mi era stato anche detto che comunque tutta questa urgenza di portare oggi questa delibera dovuta a una scadenza, mi chiedo poi nelle more quando entrerà in funzione questo nuovo regolamento, perché a me è stato detto certamente bisogna dare la possibilità ai commercianti, ai ristoratori, ai titolari di bar di potersi dotare delle nuovi arredi da mettere fuori e quindi dargli la possibilità, non lo so in quali termini, in quanto tempo, di potersi... Scusami, no, mi puoi aiutare in questo? È una domanda. L'articolo 17, non lo dove prevede norme transitorie con una certa gradualità. Chiedo scusa Presidente, è giusto il chiarimento. Sì, cioè, no, mi sta aiutando. Chi è in possesso di autorizzazioni le porta avanti fino alla scadenza. Alla scadenza comunque c'è la possibilità di rinnovare le stesse autorizzazioni per altri 3 anni, acquisendo quella che è la novità del regolamento. Dopodiché, dopo 3 anni, man mano si dovranno adeguare. Chi comincia da zero ha già un nuovo strumento da quando il regolamento entra in vigore. Bene, io la ringrazio consigliera Portolano per questo chiarimento, mi ha ricordato l'articolo 17, quindi in virtù proprio dell'articolo 17, sinceramente io questa fretta di chiudere questo argomento non l'avrei vista. No, consigliere, allora, giusto per chi oggi presenta una domanda di autorizzazione di EOR, la presenta ai sensi del vecchio regolamento. Quindi, chi, se si approva il regolamento, e quindi un anno con quelle vecchie questioni, se si approva il regolamento oggi, chi domani presenta la domanda, la presenta ai sensi del nuovo regolamento. 3 anni e quel tipo lì. Questa è anche l'urgenza. Altrimenti, se lo facciamo fra un mese, tutte le domande presentate da oggi al giorno in cui si approverà il regolamento saranno valutate ai sensi del vecchio regolamento. Beh, allora, questi chiarimenti, dei quali io vi ringrazio, sono dei chiarimenti che vanno nel senso di ciò che io ho sempre detto in quest'aula questa sera, ossia che, seppur essendoci una fretta, sarebbe stato meglio trovare una soluzione che avrebbe quantomeno messo in mora altri enti e non certamente l'ente comunale. Anche perché, e questa è la conferma,
mettendo, aggiungendo con qualche cosa le strutture in legno, non si parte, non facciamo partire i blocchi di partenza in maniera uguale per il nuovo regolamento tutti i commercianti, ma c'è chi già è dotato di quello, quindi è stato fatto ad hoc per chi già ce l'ha, rispetto invece a chi dovrà comprare completamente tutto l'arredamento perché si deve adeguare per il futuro a quello che noi ci accingiamo ad approvare. Io una riflessione la faccio a cuor sereno e la faccio soprattutto da cittadino e mi rivolgo anche, mi dispiace che è andata via, all'assessore Taveri che è l'assessore al turismo. Io sinceramente da assessore al turismo avrei cercato di ragionare con tutto il Consiglio Comunale in collaborazione con l'assessore alle attività produttive per trovare una soluzione politica per dare più respiro turistico a questa città. Però evidentemente siamo impegnati in altre faccende affaccendate, come si usa dire, perché dobbiamo prepararci a tanti altri eventi che ci sfuggono di mano, perdendo di vista invece quella che è il nostro mandato, e essere attenti alle richieste e alle esigenze della città e dei cittadini, in questo caso dei commercianti. Ora, io, Presidente, è chiaro, io glielo dico, l'emendamento che è stato presentato non ha avuto parere negativo sia da parte dirigente che da parte della parte politica. Nelle commissioni non c'è stata un'armonia di lavoro su un argomento così delicato sul quale bisognava trovare una soluzione che andasse bene, perché se avessimo, guarda, io ci tengo a dirlo, se avessimo trovato una soluzione fra di noi, ma quale problema ci sarebbe stato? Invece, purtroppo, io devo registrare che sì, si è parlato tante volte e devo rendere merito al lavoro che è stato fatto sia dalla Commissione ma dalla Presidente, però alla fine comunque le soluzioni per poter salvare capre e cavoli e trovare un punto di incontro, che di questo si era parlato, non si sono volute trovare perché capoticamente qualcuno si è messo in testa che doveva essere fatto in questa maniera e così doveva essere votato, altrimenti non se ne parlava proprio. Perfetto. Considerato tutto ciò, il fallimento della politica che è stato decretato questa sera a qualcosa di ignobile e di storico in questa assise comunale, votatevelo voi, Presidente. Io non parteciperò a questo voto perché è un voto che non mi vede partecipe né nel lavoro svolto dalle commissioni, dove sono sempre presente e dico sempre quello che penso con un briciolo di esperienza, scusate la presunzione, in più rispetto ad altre persone, però probabilmente non esiste l'esperienza, esiste soltanto l'articolo quinto, che è quello di chi comanda. E siccome io non sono fra quelle persone che vogliono imporre le cose alle altre, né tantomeno me le faccio imporre, quindi siete liberissimi di approvarvi il vostro prezioso regolamento. Grazie. Grazie, consigliere Iacono. Io non ho altri richieste di interventi per dichiarazione di voto, per cui passerei alla fase di votazione. Allora, poniamo in votazione l'emendamento. Chi? Poniamo in votazione l'emendamento. Chiedo scusa, assessori e consiglieri, per favore, se non si capisce nulla. Poniamo in votazione l'emendamento di Pesari e altri, così come integrato nella parte. L'emendamento nuovo. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Poniamo in votazione l'emendamento di Oggiano e altri. Chi è favorevole? Chi è contrario? E niente, bocciato all'unanimità dei presenti. E poniamo in votazione l'emendamento della consigliera Lomartine. Chi è favorevole? Ok, approvato all'unanimità dei presenti.
Quindi portiamo in votazione la delibera così come emendata. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità dei presenti. L'ultimo punto, riconoscimento debito fuori bilancio. Do la parola alla consigliera, scusate, all'assessore Brigati. Bene, oggetto del riconoscimento debito fuori bilancio è la sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, la numero 186/2020, per l'importo di euro 6.128,30, quindi è un debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000. Grazie assessore. Ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? E allora poniamo in votazione. Chi è favorevole? Approvato l'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? È approvato l'unanimità dei presenti. Non ci sono altri argomenti. La seduta è chiusa. Buonasera a tutti.